qui siamo in Piazza San Marco. Quando accendiamo l'albero di Piazza San Marco vuol dire che abbiamo terminato di illuminare la città. Quest'anno un albero di Natale tradizionale, un albero di 13 metri, un'abete normandiana, un'abete che viene da un vivaio, quindi destinato poi alla manutenzione dei boschi, e posizionato in piazza. Un cantiere importante, perché 13 metri di albero bisogna fare una base importante per farlo resistente ai venti. Qui in un contesto come Piazza San Marco non possiamo ancorarlo, quindi una struttura autoportante, un complesso luci di luminarie dorate in tonalità con tutte le luminarie della piazza, e 400 sfere che costituiscono il suo addobbo. Sarà qua fino al 6 gennaio e ci allieterà con la sua luce sia di giorno che di notte in Piazza San Marco. Si discosta l'albero dell'anno scorso perché l'anno scorso era una creazione di un artista. Questo è un lavoro collettivo, evidentemente basato più sulla tradizione, su una tecnica più tradizionale, una tecnica scenografica, un approccio, sì, più tradizionale. Auguri a tutti i veneziani, e veneziani sono tutti quelli che amano questa città. Auguri di buon Natale a voi e alle vostre famiglie, auguri a tutti, perché assieme possiamo farcela, possiamo essere anche orgogliosi della nostra città, ma anche assieme possiamo dare un contributo al rilancio del nostro paese, a un'Italia che comunque ha bisogno di sogni, ha bisogno di speranze, e Venezia in qualche modo li rappresenta. Grazie a tutti per l'aiuto che ci avete dato. Buon Natale a voi, alle vostre famiglie, ai vostri bambini, a tutti. Buon Natale.